chilometri, RS6 del 2003. Non ho mai capito, devo parlare, guardare te o guardare l'obiettivo? Tu non ti preoccupare. Direi, allora, visto che il lavoro, il mio lavoro e la mia passione a casa, sono sempre sui social, comunque su YouTube a vedere i video, e una marea di gente dice, secondo me, cosa dico, stronzate, no? Sì, un sacco di baggianate. Di baggianate, cioè dice un casino di baggianate, allora ho detto, vabbè, allora ricomincio anche io a dire un po' di cavolate, così almeno mi diverto un po'. Non troppo politicamente corretto, perché se una macchina è un mega bidone, un chiodo da buttare, bisogna dirlo, giusto? Bisogna essere sinceri. Poi le macchine, magari qualcuno comincerà a odiarmi di più, magari sarò più simpatico ad altri, però... L'importante è lavorare e dire le cose in maniera corretta, poi... Io dico quello che vedo nel lavoro, per la mia esperienza. La sincerità è sempre apprezzatissima. Beh, ragazzi, ciao, io sono Marco. Sono qua come Matteo, come avete potuto capire dall'intro, sono qua per lavorare con lui e collaborare. Faremo dei piccoli video, diciamo, sia su Instagram che su Facebook, vabbè, qualcosa caricheremo, ma soprattutto anche su YouTube, dove faremo delle rubriche dove parleremo un po' dei vari, diciamo, problemi che si possono riscontrare nelle lavorazioni sui cambi automatici. Parleremo anche di cose, diciamo, un po' generali a livello tecnico. Faremo delle cose anche un po' simpatiche, vedrete che vi piaceranno tantissimo. Volete vedere, l'officina è spettacolare, c'è qua ogni giorno una valanga, ragazzi, una valanga di lavoro. E come potete vedere è molto esperto, sono anni, quanti anni dicevi che lavori, diciamo, nel settore? 12 anni. È 12 anni che lavoro in questo settore, loro, una cosa a parte, corrono anche nel motorsport, quindi diciamo che non stiamo proprio parlando con un meccanico qualunque, ma con una persona veramente che prima di essere un lavoro è appassionata, che questa è la cosa principale, ragazzi, per crescere sia a livello umano e sia a livello tecnico in questo ambito. Vabbè, gli intenti, dai, sono anche molto nobili, parleremo anche di cose molto serie, però in maniera abbastanza simpatica, diciamo. Sì, anche perché lavoro un lavoro super tecnico e quindi c'è tanta roba da dire. Poi sono appassionato, o comunque anche solo curiosità, manutenzioni, problemi particolari, si può spiegare bene tutto. Adesso Matteo ci darà un po' di motivazioni per il quale vuole che facciamo questa, diciamo, questa nuova avventura sui social riguardo sul lavoro, e siamo curiosissimi. Ah, ma principalmente... Qual è il principale motivo per il quale vuoi fare questo? Principalmente perché comunque i clienti mi chiedono sempre determinate cose, che hanno il 90% sulle solite domande, e noi giustamente durante il giorno facciamo fatica a spiegare, a dedicare... Beh, certo. Tempo per spiegare praticamente una persona. Esatto, poi magari dobbiamo riassumere in due minuti una cosa che magari ci vogliono 10 minuti per spiegarla bene. Allora ho detto, preferisco fare dei video fatti bene, che almeno al cliente gli dico, stasera vai a vedere su YouTube. Automatici, soprattutto manutenzioni olio. Perché soprattutto, una piccola nota che voglio dire io, perché calcolando, cioè vedo anche a che fare con il mio canale YouTube, la maggior parte di chi compra un'auto non ci capisce niente, ma questo ci sta, però neanche si informa prima di comprarla, prima di arrivare a fare determinati lavori. Cioè io, se avessi una macchina, esempio un Abarth 500 con l'MT, anche se non mi piace per niente, come ho già detto nel mio video, non mi piace per niente, però prima di andare a comprare, prima di arrivare a rompere l'auto, a rompere il cambio, mi informerei prima cosa devo fare per la manutenzione, nella guida magari fa male cambiare in un determinato modo, continuare a sollecitare il cambio in determinata cosa, però la maggior parte delle persone non lo fa. Sì, sì, però c'è anche la gente convinta che i cambi si rompono solo se la usi male, andar forte, eccetera, invece non è vero. Ah, ci sono delle macchine? Interessante. No, ci sono delle macchine che hanno meno problemi ad andar forte che andar piano. Come il cambio sequenziale del che mettono solo se 95 biposto. Sì. Si rompe se la usi in città, se la usi in città continua a far partenze, si rompe,
Se vai in pista dura di più. Sì, 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 ma ci sono tanti, perché comunque è un cambio studiato per essere utilizzato in pista. Ogni macchina ha la sua storia, comunque non è... È impossibile fare un discorso generico sui cambi, perché ogni macchina, per dire, la butto lì veloce, l'Audi A4 ha quattro cambi diversi. Quindi dipende che tipologia di cambi, dipende uno come la usa, che utilizzo ne fa. Molto interessante. Se uno, se uno fa tanta città... Non sono tutte uguali, automatiche, invece sono... No, ci sono tanti modi, tanti cambi diversi, quindi... Vabbè ragazzi, già dopo questa presentazione io avrei voglia di vedere gli altri video. È più bravo di così. No, un po', farò un po' fatica con la telecamera. All'inizio normale, anch'io andavo, sapete quante volte andavo a provare da solo in mezzo ai campi con la telecamera, perché provando da soli che impari a essere più spontaneo possibile. Poi lui mi farà un po' da spalla, quindi sarà un po' più... Vedete delle bellissime nuove storie sulla sua pagina, scattate ovviamente tutte da me, vedrete che figata che tiriamo fuori, speriamo, dai. Tanta gente parla... Perché magari, non so, per dire, vende l'olio, allora bisogna dire che bisogna usare additivi, eccetera, eccetera, che secondo me non è vero. Ok, ho capito. Quindi non saranno dei video politicamente corretti. Cioè, nel senso, lui cercherà di farmi un po' da filtro, perché sennò io dopo... Se no mi picchiano, mi fanno nero. No. A parte gli scherzi. Se no io dopo incomincio, cioè, se è un'auto, un gabinetto, lo dirò volentieri. Matteo voleva farci notare, cosa che ci stavi dicendo? Sono le 7 e un quarto, ci sono 27 gradi. Mamma mia ragazzi, oggi è una giornata altissima. Mamma mia, oggi si crepa. 29 gradi e mezzo. E si sta anche quasi bene, eh? Guardate che spettacolo, eh? Cioè, beh, per me essere qua è bellissimo, perché sono nel mondo delle favole. So qua. Quanti bei pezzi per le auto. Facciamo vedere già qualcosa, giustamente. Questo facciamo vedere, è uno dei nostri due rottami che ha fatto l'ultima guerra 3 settimane fa. Mamma mia che bella. Loro ragazzi, questa è con quella che con il quale partecipano al TCR. Dicevi, questa è un S3? No, un simpatico personaggio me l'ha demolita e adesso la stiamo rimontando. Mi ha cambiato la portiera. Tutto, la mia dentro. Sarà anche un po' divertente, un po' alla mano, è giusto far vedere anche, secondo me, il lato umano del lavoro che ci sta dietro, e ci divertiremo parecchio. Sì, penso di sì. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Vabbè, no, siamo niente. Arrivati, dai. Niente, no, più o meno dopo, piano piano i video di sicuro, come parlavo prima con Marco, cambieranno. Cioè la forma del video, il modo di fare i video cambierà, certo. Si cercherà sempre più di migliorare in base, ovviamente, in base a quello che piace alla gente e in base comunque a tutte le settimane le macchine che abbiamo da fare, perché alla fine... Vedete che ci saranno tanti bei contenuti, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, andate a seguirci su Instagram, questa qua è la pagina. Ovviamente io faccio il ruffiano e dico di venire a seguire anche me, no, a parte gli scherzi. E vedrete che nelle prossime settimane arriveranno dei contenuti veramente potenti. Ragazzi, vi salutiamo, qua Matteo è carichissimo e non resta altro che aspettare i prossimi video. Ciao! Ciao ciao! Ragazzi, preparatevi che il personaggio è carichissimo, eh!